incontriamo la storia della regina, il mitico Don Cecè Catalano. Io devo dire la cosa più importante, che 41 anni di regina non si possono dimenticare. Perciò io la squadra e la mia città ce l'ho nel cuore. Dunque, abbiamo una squadra di giovani e direi parecchi sono bravini. Un buon allenatore, perché lo conosco di fama, è un buon allenatore. Io mi aspettavo che la Juventus sopravvalutasse la regina. Infatti non l'ha considerata tanto e ci ha rimesso le penne. Quante volte l'ha sfiorata lei la Serie A? Io l'ho sfiorata due volte. Mi ricordo quella di Maestrelli, che il giornale, il Corriere dello Sport, in prima pagina ha scritto: per un punto Martin perse la cappa. Pur non di meno, guardate, la Serie A è una cosa importante anche per la città, per il turismo. Bisogna fare le cose per bene anno dopo anno per mantenere la squadra, perché la città merita. È una città di 200.000 abitanti che può dare delle grandi soddisfazioni. Tutte le squadre che vengono a giocare nel nuovo stadio, che sarà tremendo, 20.000 spettatori, tutte aggrappate là vicino al rettangolo di gioco. Perciò molte squadre si faranno addosso, molte squadre di A, di quelli tipo Fiorentina. Pur non di meno non bisogna sottovalutare nessuno e bisogna aggredire bene le squadre, stando, io non voglio fare l'allenatore per dare disposizione al bravo Colomba, dico solamente che bisogna cercare prima di non prenderle, è vero, anche in casa. E poi se gli puoi mollare, è vero, la legnata gliela molli pure. È vero che lei era un po' severo negli spogliatoi con i giocatori? Veramente io avevo nel sangue, mi ero combinato il sangue di Oronzo Pugliese. Io volevo la disciplina. Io più di una volta ho messo le mani addosso a qualche schiaffo, insomma. No? A chi? Un nome? Bergeric, per esempio. A Causio gli ho dato uno schiaffo che ancora credo gli fanno male le mascelle. Bianca a me ha dato botte. No, Bianca era un dritto, intelligente, e solo si è rovinato perché era un buon bevitore, gli piacevano le donne, e le donne col calcio bisogna tenerla a distanza. Bisogna tenerla a calcio. Il gioco del calcio e si deve fare con sacrificio. Un giocatore dice: a tale giorno io mi sposo e finì, ma se no deve fare una vita sana. Il sesso è necessario, ma farlo con un certo raziocinio, con una certa, perché il sesso è necessario pure, però non bisogna esagerare. Ci sono giocatori che non ragionano e con lei la donna lo sistema per le feste, è giusto? Io modestamente me ne intendo di questo. E allora 41 anni al servizio della 41 regina 41 anni al servizio della regina. E vi devo dire che non ho perso mai una partita per malattia o per altre cause. Ero severo con i giocatori. Mi piaceva la disciplina a me. Quando l'ha fatta l'ultima corsa per soccorrere un giocatore? Quando è stato? L'ultima corsa, mi ricordo a Bari, quando siamo andati a giocare contro il Bari, mi ricordo. E si vinse. Sì, una delle ultime, ora in questo momento non mi ricordo, ma ne ho fatte tante di corse. E mi dispiace per i nostri signori ex medici della regina e anche Tescione, che è bravissimo. Mi dispiace, ma io dal giocatore che subiva un trauma, io arrivavo sempre prima del medico. È vero, come no? Come non lo ricordiamo? Grazie. Volavo, mentre oggi c'è il ginocchio che mi sta. Mi ha fregato il ginocchio destro, un po' d'artrosi. E beh, ci sono gli anni pure, no? Grazie, mitico Don Cecè Catalano. Devo spendere anche due parole per il presidente Foti, che è stato bravissimo e ha fatto cose più che meravigliose. Bisogna aiutarlo, bisogna considerarlo bene, rispettarlo, perché merita ogni stima. Ha fatto cose grandiose, sta facendo cose grandiose.
e nel calcio oggi è conosciuto.